Ciao a tutti, benvenuti in questo caos pazzesco di questo nuovo fine settimana. Allora, ho la casa praticamente un disastro perché tutta la settimana ho lavorato, oggi è sabato, ci siamo svegliati tardissimo, cioè alle 9:30. Ce la siamo presa proprio comoda, abbiamo preso un caffè, mio marito è uscito perché aveva delle commissioni da fare. Io invece sono rimasta a casa con i bambini e pulendo mi è venuto in mente che non ho comprato un regalo per un compleanno di oggi pomeriggio perché Andrea oggi andrà al compleanno di un amichetto e quindi lo dovrò portare in un parco, ma mi sono completamente dimenticata di prendergli il regalo. Quindi mentre ero qui che pulivo, ho tirato sulle sedie, ho sistemato solo mezzo divano, l'altro mezzo non gli ho messo ancora la copertura perché dovevo togliere ancora la roba. Comunque, devo uscire per forza, non ho voglia. Adesso sistemo velocemente la cucina, ma proprio velocemente. Voi lo vedrete ancora più veloce. Sistemo velocemente la cucina, poi andremo a comprare il regalo e poi starete con me per tutto il weekend. Va bene, vado a pulire veloce, veloce. Ci vediamo dopo.
a questo gioco. È carinissimo, guardate. A me ricorda quando ero piccola, ero piccolina, avrò avuto 6-7 anni, non lo so, ero stata ricoverata in ospedale per la sinusite, se non sbaglio, e mi ricordo, questo gioco e gliel'hanno regalato anche a mio figlio quando 2 anni fa, non questo novembre, quello scorso, anche lui è stato ricoverato in ospedale che ha avuto un'infezione alla gola, niente di non curabile. E gli è stato regalato questo e mi ha riportato indietro negli anni. Magari anche quando lui sarà grande si ricorderà quando ero in ospedale giocavo a questo gioco. Comunque l'hanno tirato fuori da qualche giorno e ci stanno giocando parecchio, quindi glielo lascio lì sopra. Allora, ho sistemato un po' alla veloce, nel senso un po' alla buona. Dovevo smontare il mobile per pulirlo per bene, ma non ho proprio tempo perché sono le 11:30 e ho paura di far poi troppo tardi, anche perché alle 4 sarà la festa, ci metteremo 20 minuti ad arrivare alla festa, quindi il tempo che si prepara, dobbiamo chiudere il regalo, dobbiamo anche pranzare. Quindi vediamo se lo faccio dopo quando torno o magari lo rimando a domani, non lo so. E boh, comunque. La cosa che mi interessava era sistemare la cucina perché se devo preparare pranzo non so più dove appoggiarmi. Quindi la cucina sistemata, ho tolto i filtrini dalle sedie, ho tolto i coprisedia, li ho messi a lavare, ho sistemato il divano, una bella spazzata a terra, adesso lavo velocemente il pavimento. Così nel frattempo che si asciuga mi preparo per andare a prendere questo regalo, che non è che posso andare così. E quindi niente, boh, quindi finisco di lavare per terra, ci prepariamo, i bambini si stanno già vestendo e ci vediamo. Siamo arrivati a casa, siamo stati da Risparmio Casa e sono andata anche al Bennet a prendere qualcosa. Oh, vi faccio vedere due cosine e poi il regalino che ho preso per il bimbo per il compleanno. Allora, ho preso prima di tutto i filtrini per le sedie perché ce l'ho ancora tirate sul tavolo, così li metto e poi tiro giù le sedie. Poi ho preso delle mollette per stendere perché col sole le altre si sono bruciate. Queste qua 99 centesimi, sono molto carine, sono disegnate così. Poi ho preso delle pappe per Kira che erano in offerta a 69 centesimi, ne ho prese 4, così per 4 giorni siamo a posto. E poi vabbè, ho preso un pacco di assorbenti, questi qua, che io mi trovo veramente benissimo con questi assorbenti qui, sono fantastici. Come regalo, gli abbiamo preso il canestro. Questo canestro qui con la pallina che si gonfia, c'è anche la pompetta insieme per gonfiare la pallina e dovrebbe rimanere in questo modo qua. Questo è in plastica, ce n'era un altro tipo, questo abbiamo pagato 9,90. Ce n'era un altro tipo che costava 3 euro in più, era della Nerf, però il canestro, quindi la parte diciamo che uno deve attaccare alla parete, era in cartoncino.
Mi piaceva il fatto che era della Nerf, però in cartoncino ho detto secondo me si rovina subito. Invece questo qua è in plastica, quindi dovrebbe in teoria durare un pochettino di più. Poi Spider-Man comunque fa 7 anni. Se lo regalassero a mio figlio mi piacerebbe, quindi ho pensato che potesse andare bene anche per questo suo compagnetto. Poi al Bennett sono andata e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, della birra c'era questa in offerta Lichnusa a 1,25 euro forse, poi non so se in giro si trova anche a meno, però ne ho presa una giusto per... E poi ho preso altri tipi di birra, così almeno ce n'è due o tre tipi. Una per ne ho preso, una così, una così, una così. In qualche modo vi faccio capire. Poi ho preso il tè, questo qui alla pesca e al limone, perché voi sapete che uno me lo beve alla pesca, uno lo beve al limone. Questo l'ho pagato 45 centesimi perché era in offerta. Ero col cestino, se avessi avuto il carrello ne avrei preso di più, ma col cestino poi me li dovevo portare a mano, sarebbe stato un caos o una cosa abbastanza impensabile. E quindi ne ho presa una bottiglia e una bottiglia. Poi ho preso la salsiccia che prepareremo adesso per pranzo. È già l'una e mezza, però pranziamo tardi. Abbiamo fatto colazione tardi, ci siamo svegliati tardi, faremo tutto tardi. Poi ho preso la Bavaria, di questa ne ho prese due. Poi c'era la Montana in offerta. Non ne mangiamo tanto di questa, devo dire la verità, però tipo ieri sera ho preparato un riso freddo veloce, non avevo chissà che cosa nel frigo da mettere appunto nel riso, avevo una di questa qua che mi era rimasta, che avevo preso un po' di tempo fa e dico la verità, ho tolto la gelatina intorno perché aveva troppa gelatina, non era della Montana, era del Lidl. Non so, però il gusto era buono. Vediamo questa com'è, se ha tanta gelatina come quella. Comunque ne ho prese due confezioni a 4,99 euro, quindi erano in offerta. E in ogni confezione ci sono 4 confezioni da 90 grammi. Poi ho preso le mascherine per i bambini, che al Bennett le trovo queste qua, vanno benissimo, hanno il ferretto e costano 1,50 euro 10 mascherine, quindi se dovete prenderle vi consiglio il Bennett perché sono veramente delle ottime mascherine. E poi comunque le usano anche al centro estivo, quindi mi servivano e ho preso due confezioni di quelle. Poi ho preso un po' d'uva perché Mirko voleva un po' d'uva, ho preso l'uva bianca. Adesso la lavo così magari la mangiano poi oggi per merenda. Poi ho preso un'altra birra Messina. Questa qua mi piaceva la bottiglia. E quindi ho voluto prendere questa, la assaggerò, così vi dirò com'è. Magari ve lo scrivo poi qui sotto. Poi ho preso gli storti di pollo, che vi dico la verità, non so che parte del pollo. Li avevo provati a prendere all'Lidl una volta, ma erano duri. Questi qua mi sono sembrati un po', un pochino più invitanti. E ho deciso di provarli a prendere. Questi li ho pagati 2,99 euro mezzo chilo, quindi costano 6 euro al chilo. Poi qua vabbè c'è l'altro pacco di mascherine. Poi ho preso del mais, marca Bennett. E poi del pane. E boh, quindi metto i filtrini alle sedie, metto a preparare pranzo e vi faccio vedere la cagnolina cosa sta facendo. Lei non si mette mai per terra se non c'è un telo, ma siccome gli ho tolto la cuccia che l'ho messa è da lavare, ha deciso di mettersi a terra. O ha troppo caldo, però sul divano, lì sopra normalmente, io gli metto il telo. Se non glielo metto non sempre sale, quindi o ha tanto caldo o ha capito che sul divano non deve salire perché la coperta è pulita. Non lo so. Comunque lei sta lì e prende il fresco. Kira, tutto bene? Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Ciao Morina. Ciao Morina. Ciao Morina. Ciao Morina. Ciao Morina. Ti ha posto la spesa? Metto a posto la spesa.
Buongiorno, stesso abbigliamento, ma siamo a domenica. Ieri poi alla fine abbiamo portato Andry alla festa di compleanno. Dovevamo lasciarlo lì e andare via, ma il parco era talmente grande che abbiamo deciso di fermarci anche noi con Mirko e hanno giocato un po', c'era il salta-salta, la molla ed eravamo vicino a un laghetto dove si poteva anche pescare. Non era di nostro interesse però e quindi siamo rimasti poi lì. Alle 7 più o meno siamo rientrati a casa. Ho preparato una cenetta velocissima perché avevamo stuzzicato qualcosa alla festa. E poi niente, boh, la serata è andata così. Ci siamo guardati un Shrek. Ieri sera abbiamo guardato Shrek. Ho guardato perché alla fine sono addormentati tutti, sono rimasta solo io a guardarlo. E niente, la serata è andata poi così. Stamattina invece che ci siamo svegliati un po' più presto, adesso sono le 9:30, abbiamo già fatto colazione, ho già lavato le tazze, ho tirato fuori l'asse così oggi pomeriggio, visto che le previsioni danno pioggia, mi metterò a stirare, così starò fresca e stirerò. Però volevo approfittarne stamattina a fare un giretto sia con i bambini che mio marito, magari passiamo da Decathlon, non lo so, volevo andare a Settimo Cielo a fare un giro, vediamo se compriamo qualcosa perché in teoria dovrebbero essere iniziati i saldi ieri. E quindi vediamo se troviamo qualcosa. Comunque con la scusa facciamo anche solamente un giro. Allora, siamo ritornati a casa. Alla fine siamo stati a Settimo Cielo, siamo andati da Piazza Italia dove ho preso allora una canottiera così per stare in casa di qua e di là per mio marito. Poi per Andry abbiamo preso questi pantaloncini qui che al centro estivo li combina una sozzeria e quindi non riesco da un giorno all'altro a lavarli. Ne abbiamo di pantaloncini, però abbiamo preso questi qua che sono morbidi. Questi qua due li abbiamo pagati 8 euro. Poi da Piazza Italia non abbiamo preso più nulla. Siamo andati da Decathlon, come avete visto, e abbiamo preso solamente le calze, sia per mio marito che per i bambini, che per me, che le ho già aperte. Ho preso queste qua. Io, mio marito e bambini, adesso usiamo i fantasmini, queste qua che rimangono corte. E anche queste qua mi sembra tre paia. 2,99 euro se non sbaglio. Invece queste 3,50 euro per i bambini. Perché sono di un tessuto più leggero, forse perché sono più estive, non lo so. Comunque abbiamo preso un po' di calze. Quindi queste. Calze ne abbiamo. E poi basta. Poi siamo andati all'OVS a prendere delle mutandine un po' più grandi per Mirko. Abbiamo preso delle fantasie semplici perché si trovano in giro per Mirko, avendo 10 anni si trovano, ma hanno quasi tutte i disegnini dei personaggi e giustamente a 10 anni non gliene frega più niente di Paw Patrol o dei Gormiti o dei personaggi, quindi mutandine più semplici possibili vanno bene. E niente, abbiamo anche pranzato a casa, perché siamo tornati da Settimo Cielo, siamo andati a Lidl a fare un po' di spesa, ma non vi sto a far vedere la spesa anche perché magari è un po' noiosa, sono sempre le solite cose. Però, visto che settimana scorsa siamo stati al Bifid, abbiamo trovato una cosa lì, aspettate, vi faccio vedere. Vi ricordate il boccalone di birra? L'abbiamo trovato al Lidl. Questo boccale grande l'abbiamo pagato, non ricordo se 4,50, 4,90, non lo so. Ed è un boccale così grande. E dentro c'è anche questa birra da 95 centilitri, quindi da quasi un litro. Quindi il boccale sarà da un litro. Boccalone, ne abbiamo presi due. Questa è l'unica cosa che vi faccio vedere della spesa che abbiamo fatto al Lidl, perché è una cosa particolare, una cosa che non avevo ancora mai comprato, quindi ve l'ho fatta vedere. Boh, quindi abbiamo fatto un po' di spesa al Lidl e poi siamo venuti a casa, un panino, una cosa veloce. Abbiamo pranzato, sistemato la spesa e ora vado a stirare perché ne ho veramente bisogno e non ve lo faccio neanche vedere perché ho una montagna come sempre di roba da stirare. E niente, il mio weekend finirà così stirando e sistemando la roba stirata. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Per il momento vi saluto. Ciao!